scambiamoci cordialmente e fraternamente un augurio di pace. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Per ciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Santa Maria, Madre di Gesù e Mamma nostra cara, nel giorno in cui noi, come una guerra mondiale a pezzi, ricordaci che la guerra è la negazione di tutti i legittimi diritti e una drammatica aggressione all'ambiente che occuperà. Pungola il nostro cuore per felice, mentre attendiamo il nuovo vescovo Nicolò, ti preghiamo di aiutarci a raccoglierlo come il padre della fede. Peccatori, nostri sbagli, immacolata, prega per noi. Siamo peccatori, nostri sbagli, immacolata, prega per noi. Siamo peccatori, nostri sbagli. Preghiamo. Guarda, o Padre, il popolo cristiano che si prepara a celebrare la nascita del tuo Figlio disceso dal cielo. Concedi a noi di riceverlo nella fede, come Maria lo accolse prima nell'anima
poi nel grembo virginale, per manifestarlo al mondo con opere di giustizia e di pace, per Cristo nostro Signore. La benedizione conclusiva di questo breve ma sempre giusto. Le sorelle infermi, a tutti coloro che fanno fatica ad arrivare alla fine della giornata e che sono attesi da una nottata inquieta e disturbata, a tutti coloro che vengono qui da noi per trovare pace, giustizia, libertà e lavoro, a tutti coloro che cercano Dio come attentori e che solo se vedono segni trasparenti e credibili nel nostro comportamento possono trovare la via che porta a Dio, Padre di Gesù e Padre nostro. Ricordati di noi, Signore Gesù, e ammettici a pregare il Padre tuo con le tue stesse parole. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Con tanta gratitudine verso coloro che hanno permesso e hanno collaborato perché anche quest'anno si compisse questo gesto sempre così suggestivo, la benedizione del Signore scenda su di voi. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Il Signore, sorelle e fratelli, sia davanti a voi per guidarvi, dietro a voi per difendervi, accanto a voi per accompagnarvi, proteggervi e consolarvi. Amen. Che vi mostri il suo volto e vi dia pace e faccia di voi uno strumento della sua pace. Amen. Che di lui vi accompagni, vi assista e vi benedica, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore e nel dolcissimo nome di Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, andiamo in pace. Dio, Vergine Maria, porgi l'orecchio al nostro dir. Noi ti invochiamo, o Madre mia, dei figli tuoi il proprio desir. Benedicia, Madre, al grido un anno, sì, un anno.